su Lele King TV. Quest'oggi, ragazzi, un video un po' diverso dal solito perché andiamo a parlare della collezione calciatori Panini 2021-2022. Ci siamo ormai all'uscita di questa collezione. In teoria dovrebbe uscire, adesso ve lo dico piano piano, con calma. Iniziamo parlando dal fatto che quest'anno la Panini ci ha stupito. Perché? Perché di solito quando arriva questo periodo, ragazzi, cominciano a uscire foto che non si sa da dove sono uscite, non c'è mai un'ufficialità, la copertina non si sa ancora com'è. Invece quest'anno, ragazzi, la Panini ci ha stupito. Perché? Perché già qualche giorno sui profili social della Panini sono uscite le prime foto dell'album, almeno di un pezzettino di album, e poi, tac, a sorpresa, qualche giorno fa è uscita la prevendita sul sito, quindi già sappiamo come è fatto questo album, almeno la copertina, sappiamo il costo del cartonato, perché sul sito della Panini potete vedere tutti, poi qui dovrebbe comparire qualche foto. Sul sito della Panini, ragazzi, c'è già la possibilità di prenotare il cartonato. Poi, sempre sul sito della Panini, ragazzi, c'è la possibilità sempre di prenotare il box da 150 bustine che io vi consiglio, che è il box che l'anno scorso ho preferito per fare la mia collezione e per completarla, la mia collezione calciatori Panini, quello da 150 bustine, che anche qui ci fa capire che non ci sarà l'aumento, perché ogni anno sicuramente quest'anno aumenteranno le bustine dei calciatori Panini. Sono ormai 5-6 anni che va avanti questa storia, comunque dovrebbero restare invariate, perché il prezzo del box da 150 bustine è uguale a quello dell'anno scorso, 99,90, una cosa del genere, mi pare, o 99,99, non lo so, comunque è lo stesso costo di quello dell'anno scorso. Adesso, la data di uscita quale sarà? Allora, se andiamo a vedere sotto all'album cartonato, ragazzi, vediamo che sarà disponibile dal 27 dicembre. Allora voi direte, allora uscirà dopo Natale la raccolta calciatori Panini? Eh no! E come vi ho detto più volte, sicuramente, come tutti gli anni, la raccolta calciatori Panini uscirà intorno al 15, il 16 dicembre. Allora, adesso voi direte, come fai adesso ad avere la certezza che il 16 dicembre uscirà la raccolta Panini? Perché se andiamo sotto il box da 150, ok? Perché per adesso ci sono soltanto questi due articoli, cosa strana sul sito della Panini. Comunque, se andiamo sotto il box da 150, troviamo che c'è scritto che sarà disponibile dal 16 di dicembre, ok? 16 di dicembre. Allora voi direte, quanto troveremo in edicola? Perché sul sito c'è scritto disponibile dal 16, però non è detto che in edicola si trova disponibile dal 16. Allora, e qui, ragazzi, andiamo al famoso calendario dell'avvento dei calciatori Panini, ok? Perché lì c'era scritto una data che sarebbe stato disponibile sul sito. Anch'io pensavo che sarebbe stato disponibile soltanto sul sito quell'articolo, invece poi è uscito anche in edicola, però col fatto che in edicola è uscito qualche giorno prima, ok? Quindi, se andiamo ad analizzare che il 16 dicembre sarà disponibile sul sito della Panini il box 150, secondo me in alcune città già dal 14 o dal 15 di dicembre, ragazzi, si dovrebbe trovare la raccolta in edicola. Quindi stiamo parlando della prossima settimana, ok? Perché oggi ho girato questo video, è 8, domani è 9 che è giovedì, venerdì è 10, 11 è sabato, domenica è 12. Quindi se parliamo del 14 dicembre, parliamo intorno a martedì, mercoledì della prossima settimana, ragazzi, quindi ormai ci siamo. Sta uscendo questo album. Adesso voi avete visto le foto qui, ok, della raccolta del box 150 dell'album cartonato, perché per adesso è soltanto disponibile il cartonato. Quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate della copertina, ok, ragazzi, perché a me la copertina, boh, non lo so, dovrei vederlo proprio fisicamente, però devo dire che mi lascia un po' perplesso. Sì, è bello il riferimento a nazionale italiano, tutto quanto, però mi aspettavo una copertina un po' migliore, sinceramente. Cioè, non ci vedo tanta fantasia, però poi vediamo. Poi, ragazzi, scrivetemi sempre anche nei commenti che cosa vorreste vedere all'interno della collezione. Allora, sappiamo che gli scudetti, ok, chi mi segue ha visto il video, quello
dello spacchettamento del calendario dell'avvento, ritorniamo ancora al calendario dell'avvento, perché lì ci sono degli scudetti, ok? Che poi si è capito che questi scudetti si possono utilizzare attaccandoli sull'album, quello anteprima, quello d'anteprima dei calciatori Panini 2021-2022, o come scudetti nell'album in uscita. Quindi questo cosa significa? Che gli scudetti sicuramente saranno fatti così, come quelli che abbiamo spacchettato nel calendario dell'avvento dei calciatori Panini 2021-2022. Quindi saranno sembra quasi stoffa, diciamo così, in quella modalità, che a me piace tanto, ragazzi. A me gli scudetti così mi piacciono tantissimo. Poi non so se ci sarà qualche altra cosa, qualche altra novità. Sicuramente, ragazzi, siccome la Panini sta facendo molta attenzione alle rookie, come è successo anche per l'album della Liga, forse ci sarà qualcosa anche relativo al campionato italiano. Su questo però non abbiamo certezze, quindi sarà tutto da vedere e aspettare che abbiamo l'album in mano. Quando avremo l'album in mano sapremo dire se effettivamente sarà così oppure no. E un'altra cosa mi piacerebbe vedere, che non si sa se ci sarà, ragazzi, io spero ci siano le mascotte delle squadre come si usava negli album di qualche anno fa. Speriamo, ragazzi, staremo a vedere come sarà questa collezione. Io intanto, ragazzi, vi saluto, aspettiamo la prossima settimana con ansia per avere in mano questo album e finalmente riuscire a rendersi conto delle novità, della consistenza, se l'album anche quest'anno sarà fallato come quello l'anno scorso, perché sapete, l'anno scorso, ragazzi, ci sono stati una marea di casini con gli album, soprattutto quelli degli Star Pack, quelli da un euro, erano uno schifo, ragazzi, si spaccavano tutti nelle pagine centrali. La Panini poi ha rimediato mandando le figurine che uno aveva attaccato con l'album nuovi, però io ho visto che pure gli album nuovi che hanno mandato non erano granché. Quest'anno faremo il cartonato come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto il cartonato, devo dire che il cartonato è tutta un'altra qualità, anche se costa 20 euro se non sbaglio. E che altro possiamo aggiungere? E poi, ragazzi, cercheremo magari di farne anche un secondo album, sì, come l'anno scorso però abbiamo fatto album e set, però sicuramente quest'anno no, non faremo il set, perché, ragazzi, a me non mi diverte fare i set, vi dico la verità, a me non mi diverte fare i set, mi diverte attaccare le figurine, cioè a me piace attaccare le figurine, quindi sicuramente faremo due album anche quest'anno, ma attaccando le figurine, ragazzi, perché a me fare i set sinceramente non diverte, e questa cosa, questo canale è nato per una mia passione, per un mio divertimento, quindi continueremo ad attaccare le figurine e a registrare tutto quello che sarà fatto relativo alla collezione calciatori 2021-2022. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!